Io vi giuro, non ci volevo credere. Quando mi avete segnalato questa cosa, pensavo che fosse una burla, pensavo che fosse una presa in giro, che fosse un modo per scherzare, e invece era vero. Electronic Arts ha bandito dai tornei ufficiali di EA Sports FC 24 determinate formazioni perché ritenute troppo favorevoli, troppo forti, troppo sbilanciate, e di conseguenza nei tornei ufficiali è possibile giocare solo a 4 dietro. Sì, avete capito bene, sono stati banditi dai tornei ufficiali i seguenti schemi: 5-2-2-1, 5-2-3, 5-1-2-2, 3-5-2, 3-4-2, 3-1-4-2 e 3-4-3. Cioè non si va a giocare 3-4-3 nei tornei ufficiali. Adesso andiamo con calma, se oggi si fa fatica. Allora, in sostanza, cosa è successo? Hanno riscontrato una tendenza da parte di molti pro player a giocare con questi schemi, con difese a 5 e difese a 3. E alla luce di una serie di eventi sono stati considerati come troppo forti e molto più forti di altri. Di conseguenza, per riportare la situazione a uno stato di parità, di equilibrio, hanno deciso di eliminare tutti questi schemi dai tornei ufficiali, obbligando di fatto i pro player ad adattarsi alle difese a 4. Non ha alcun senso questa cosa, se posso permettere di dare la mia umile opinione in merito. Non ha alcun senso. Cioè, io ripeto, allora, FC24 si presenta al mondo come il calcistico migliore, ok? Il calcistico in cui viene ricercato il realismo, il calcistico che vuole ricreare e riproporre il calcio, l'essenza, la magia, l'intensità di questo sport. Ma al tempo stesso, poi, nei suoi tornei ufficiali, obbliga i suoi pro player a non utilizzare degli schemi che sono notoriamente usati nel calcio reale. Cioè, il calcio in cui è obbligata la difesa a 4 non è calcio alterato, ok? Io trovo questa cosa di un nonsense che faccio fatica a commentare senza trascendere. Perché non riesco a trovare un senso alla questione, se non quello di voler in qualche modo nascondere dei difetti di programmazione e di bilanciamento dietro a una scelta arbitraria che nulla ha a che fare con il realismo dello sport che si intende rappresentare. Non so se ho reso l'idea, ma è chiaramente la conseguenza di una consapevolezza di aver reso un prodotto poco equilibrato su schemi differenti. Cioè, evidentemente si sono resi conto anche loro, altrimenti non avrebbero fatto una scelta simile, che l'IA in fase difensiva e in fase offensiva non funziona allo stesso modo con difese a 3, a 5 e a 4. E che probabilmente c'è molto meno equilibrio, c'è molta meno tenuta degli spazi con queste formazioni che sono state bandite rispetto alle difese a 4, che garantiscono dei posizionamenti molto più stabili. Ecco, ed è assurdo, ed è assurdo perché se tu fai un torneo su un... cioè sarebbe come dire, che ne so, io non mi intendo di golf, però aiutatemi e cercate di comprendere quello che sto dicendo, è come se uno facesse i tornei di golf e dicesse no, guarda, la mazza numero 8 non puoi usarla perché è troppo forte, ma che vuol dire? Cioè, sarebbe come se facessero i mondiali e dicesse no, ragazzi, allora, i mondiali di quest'anno potete fare quello che vi pare, però difesa a 3 no, è bandite. Ma cosa vuol dire? Cioè, io se ho bisogno di passare a 5 perché in una fase del gioco mi voglio coprire di più, non posso. Cioè, diventa un'altra cosa, non diventa più quello sport lì. Ora c'è chi dice che questa decisione così controversa potrebbe essere ritrattata nel momento in cui dovessero riuscire a patchare il gioco per dargli maggiore equilibrio, ma resterebbe comunque una macchia indelebile nel ciclo vitale sotto il profilo dell'eSport di questo titolo. Cioè, ragazzi, siamo veramente alla follia, secondo me, se si arriva a fare scelte così nette, così in contrasto con il realismo tanto ricercato. Io non riesco, e non riesco neanche a capire chi, visto che la community dei pro gamer è spezzata, spaccata in due, chi è addirittura felice di questa cosa e ne celebra la scelta da parte di EA Sports. Cioè, io trovo che sia veramente una delle cose più assurde. Penso che non abbia precedenti in ambito di sport sportivi, cioè su giochi sportivi, una scelta del genere. Correggetemi se sbaglio, io purtroppo
Non mi intendo molto di esports, è una branca di questo settore che non ho mai coperto neanche in passato, quindi mi ci avvicino quando ci sono motivi per farlo, però mi sembra veramente una cosa davvero difficile da comprendere. Anzi, io avrei detto, signori, adesso noi ci mettiamo sotto a lavorare su un modo per equilibrare il tutto, in modo che possiate continuare a fare quello che volete. Cioè, io mi metto nei panni di un pro player che magari sono mesi che lavora su un certo schema e deve cambiare completamente il proprio modo di giocare perché Electronic Arts ha detto che il suo schema non va bene. Cioè, ragazzi, non... Un schema che è previsto dallo sport in oggetto. Per cui non lo so, io resto davvero. Questa cronica difficoltà nel portare equilibrio e nel risolvere i problemi preesistenti dei suoi prodotti, non la capirò mai da parte di Electronic Arts. Cioè, non solo non c'è nessuno che si accorga di queste problematiche prima che il gioco venga lanciato, che è già un problema di per sé, ma soprattutto non c'è nessuno in grado di porvi rimedio una volta che il problema viene evidenziato dalla community, o comunque viene riscontrato da una grossa fetta di giocatori. Non lo so, ragazzi, siamo veramente a un livello di assurdità che io non riesco a spiegare. Comunque, niente, ragazzi, volevo semplicemente raccontarvi sta cosa, sapere un po' cosa ne pensate voi. Fatemi sapere un vostro parere in merito, senza parolacce possibilmente, in modo che se ne possa discutere. E in questo caso prego, prego eventuali pro player all'ascolto, se fate parte della community, di esporvi, di raccontare, insomma, la situazione dalla vostra prospettiva. Cosa ne pensate voi? Come l'avete accolta? Se c'è qualche pro player proprio di FIFA, adesso FC24, che si esponesse e ci facesse sapere il suo punto di vista, perché sarei curioso di avere anche un feedback diretto da parte di chi queste cose le subisce concretamente. Cioè, a noi non ci frega niente, nel senso, nel foot, nelle stagioni online si può fare quello che vogliamo, chiaramente ci mancherebbe pure, ma appunto, le persone coinvolte vorrei che in qualche modo si raccontassero e raccontassero anche emotivamente come vivono questo tipo di cose, se è una cosa normale, magari per loro che li tocca poco, se come immagino io da profano è un qualcosa che magari può dare un po' fastidio, può anche alterare magari dei progetti a lungo termine, può alterare un allenamento pregresso, non lo so, appunto vorrei che qualcuno ci raccontasse la sua da questo punto di vista. Per cui ragazzi, niente, io per adesso vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.